Buon pomeriggio, Elo. Benvenuti alla prima live ufficiale di Talk. Stavolta non abbiamo tolto il posto a niente e abbiamo deciso fin dall'inizio che sarebbe stata una live di Talk, ma è rimasto scritto CTR, quindi Talk Z. Oh, ora sì. Ben arrivati, buon pomeriggio stavo dicendo, mi sembra giusto. Allora, chiariamo innanzitutto, mi manca una finestra, quindi... No, è sparito tutto. Ora torna, ecco, perfetto. Allora, vi recupero innanzitutto le cose in ordine. Abbiamo... Questo è di... Ah, questi sono totalmente fuori, fuori dalle live. Ci sono stati Nihil 314 che si è iscritto per la prima volta, Kindelgre 97 che si iscrive per il secondo mese e Sevix007135 che si iscrive per il 17esimo. Poi abbiamo Marchisio 1999 che si iscrive per il terzo, ci scrivete "Ti adoro, grazie mille". E il Bon Gardaritos che ci dice "Buon pomeriggio Chiara, che bello, finalmente una live in cui lo scopo è chiacchierare, lo aspettavo da tanto, senza naturalmente togliere nulla ai gameplay, ma ogni tanto un po' di relax in live ci vuole". Quindi buona live. Giusto, giusto, siamo qui per rilassarci. E per rilassarci serve una cosa importante. Quindi... Ditemi com'è il bilanciamento audio. Ho beccato una canzone molto bassa. Così, fa un po' di... Ambient. Mi sento molto bassa però in questa postazione, quindi non so se, non so, No, la sedia è già al massimo, quindi rimarrò bassa così. Il buon Rox98 ci scrive: "Buon pomeriggio, Chiara, buon pomeriggio anche a te, mentre si scrive per il secondo mese". E qui la Valian ci dice: "No, è altissimo, ragazzi, è altissimo. Veramente troppo. Non sono assai donne evidentemente, ma guarda, eh". Così dovrebbe essere più bilanciato. Dicevamo, qui la Valian si iscrive per il 18esimo mese e ci scrive: "Vai, sono diventata maggiorenne". No, aspetta, comunque sarò sigmato a breve, giusto? E ora via alla chiacchiere. Esatto. A brevissimo arriveranno le icon per i subbini dei 18 mesi. Quindi abbiamo deciso nel gruppo dei subbini che ci sarà come icon, ci sarà Sigma, perché ci sembra la cosa migliore. Allora, era una battuta sull'essere bassi. Solo io la trovo più bianca del solito. No, ragazzi, questo è il mio colore naturale da quando sono nata. E quindi mi raccomando, non discriminate mai le persone bianche perché non possono farci nulla, le disegnano così. Allora, io ho messo, ed è ancora disponibile, ma ormai siete in chat, quindi scrivete in chat, ma ho messo una storia in cui si potevano mandare degli argomenti. Ci ho dato un'occhiata e ne ho visti alcuni abbastanza frizzantini, come direbbe Shai. Allora, primissima domanda che è arrivata è: come procedono le vostre carriere universitarie? Della serie... Prossima domanda, grazie. Le carriere universitarie, parlo per me, procedono che sono in pausa. Ovvero, avrei tanto, tanto, tanto voluto finire la specialistica. Io ho la triennale, sono iscritta in magistrale, ma sono iscritta con ovo esami, cioè nessuno. Quindi... Non sono riuscita a seguire le lezioni durante la magistrale e a me non piace dare gli esami senza seguire appunto i corsi. Quindi viviamo isolati, io non ho la patente. Perché non ho la patente? Perché non, come faccio a farmi la patente se nessuno mi porta a scuola guida? Insomma, i problemi di logistica sono tutti quanti derivati dalla mia impossibilità a muovermi in autonomia. Quindi è un circolo vizioso, no? Non riesco ad andare ai corsi perché non ho la patente, non posso prendere la patente perché non ho la patente. Quindi è una cosa dalla quale non posso uscire. Di conseguenza, ho deciso di mettere momentaneamente in pausa gli studi perché non mi piace fare le cose per farle e basta. Pensare
di prendere la magistrale con magari gli esami tirati un po' via, studiandoli da sola, quindi senza che effettivamente siano come mi piace fare, quindi durante il corso con il confronto costante con i professori, quindi non mi ispira e di conseguenza ho deciso innanzitutto di aspettare un attimo momenti migliori, momenti di routine che mi permetta di inserire anche la frequentazione dei corsi all'interno delle giornate. In questo momento appunto non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, esatto. E quindi ho messo in pausa scienze linguistiche, mi sono iscritta a scienze linguistiche e didattica dell'italiano stranieri, che è una magistrale, come dice appunto l'indirizzo, focalizzata principalmente sulla didattica. Quindi ci sono corsi, qualche corso in realtà l'ho seguito, ho seguito per un paio di mesi, però non sono riuscita ad arrivare in fondo. E ci sono appunto corsi di come si fa a insegnare, che non è affatto una cosa ovvia. Molto spesso c'è un brutto proverbio, un brutto modo di dire in italiano, che secondo me è molto brutto perché svilisce quanto sia complesso essere in grado di insegnare. Questo modo di dire è chi sa fa, chi non sa insegna. Io non sono d'accordo, non sono d'accordo, perché anche per insegnare bisogna sapere, no? E non è affatto ovvio che chi sa fare sappia anche insegnare, ma ancor meno ovvio che chi non sappia sappia insegnare. Quindi ecco, comprendo che questo modo di dire venga fuori da un pregresso, insomma, culturale nel quale molto spesso, no, in tanti ambiti in Italia ci si trova davanti a persone che insegnano senza averne troppo d'onde, diciamo così. Però ha anche delle implicazioni un po' pericolose, no? Perché lascia trasparire l'idea di quanto sia non solo semplice, ma anche quasi denigratorio insegnare. Insegni perché non sei in grado, no? Di fare in prima persona quello che stai insegnando, quindi insegni ad altri a farlo. È molto sbagliata questa concezione, non la condivido per niente. Già avevo largamente idea della complessità dell'insegnamento, poi appunto avendo avuto modo di seguire comunque almeno qualche corso di didattica, questa cosa mi è stata confermata. Il punto è che questa parte dell'indirizzo in cui mi sono iscritta non è esattamente quello che mi interessa davvero. A me piace insegnare l'italiano, ho avuto modo di mettermi alla prova durante la triennale, mentre c'erano i gruppi di ragazzi giapponesi che venivano qui a Siena a studiare italiano nella mia università, e quindi noi avevamo la possibilità di fare da tutor durante il progetto del tandem linguistico, ovvero momenti, riunioni pomeridiane o mattutine, insomma, ci si metteva d'accordo quando tornava meglio, durante le quali il ragazzo giapponese aiutava il ragazzo italiano con il giapponese, il ragazzo italiano aiutava il giapponese con l'italiano. Io mi sono concentrata principalmente sull'aiutare il giapponese con l'italiano, mi sono fatta aiutare poco sul giapponese ed è uno dei motivi per cui non lo parlo. Però ecco, mi sono resa conto che è effettivamente una cosa molto bella e che mi riesce anche abbastanza bene. Tanti delle persone comunque che ho seguito sono rimaste soddisfatte, ecco, della mano che ho potuto dar loro. Però se devo essere sincerissima, non credo che sia proprio la mia vocazione. Io ho scelto questa magistrale per la prima parte dell'indirizzo, che è Scienze Linguistiche. E Scienze Linguistiche è una di quelle cose un po' unicorno, no? Quegli indirizzi in cui non si capisce bene ma dove va a parare Scienze Linguistiche, ma nel pratico cosa significa? In parole povere, è lo studio scientifico della lingua, quindi non lo studio di una lingua straniera volto all'apprendimento e poi al riutilizzo della lingua straniera, quanto piuttosto è lo studio del funzionamento del mezzo linguistico e comprende discipline come linguistica, semiotica, morfologia, glottologia, insomma, sociolinguistica, che è una figata. Lo sbocco lavorativo di scienze linguistiche è la ricerca, che
Quindi esiste la figura, ah, un capello. Esiste la figura del ricercatore linguistico che ad oggi continuo a pensare sia il mio sogno nel cassetto, ovvero avere la possibilità di studiare l'evoluzione della lingua, il modo in cui tale espressione esprime tal'altra concezione culturale. E il problema è che non è un lavoro fattibile in Italia, molto tristemente. I maggiori centri di italianistica, quindi di studio dell'italiano da questo punto di vista, sono nei college americani. E questa cosa mi ha spento abbastanza l'entusiasmo. Io non sono una persona che ha paura di trasferirsi. E sinceramente sono anche molto poco nazionalista, non riesco a condividere quell'amore patriottico che vedo condiviso invece da tanti. A me sinceramente non fa né caldo né freddo, però l'idea di dovermi trasferire per forza mi sta troppo sul cazzo, mi dà proprio fastidio, cioè pensare di ritrovarmi in una nazione che mi impedisce di mettere in pratica delle cose che mi fa studiare, ma che soprattutto sono legate intimamente a quella stessa nazione, mi fa troppo incazzare. E quindi non riesco a accettare l'idea di perseguire questo campo, accettando appunto il sì, ok, studia, magari ti prendi anche il dottorato. Però intanto comincia a cercare casa in America. Quindi non lo so. Diciamo che il fatto di non aver mandato avanti la magistrale come avrei voluto fare, quindi essere entrata dentro questo momento di pausa vera e propria dagli studi, mi sta facendo pensare di cambiare indirizzo perché nel mentre tutto quello che facciamo col canale è incredibilmente cresciuto e di conseguenza uno deve anche arrivare, no, a soppesare un po' le cose, capire cosa deve essere relegato alla passione personale e su cosa invece magari investire perché è sensato investire. E quindi in questo mondo al contrario in cui mi sto trovando, è molto più sicura la carriera che stiamo avendo su YouTube rispetto a quella che potrei avere con la mia laurea magistrale. Ed è, non lo so, un paradosso dirlo. Di conseguenza, sto valutando l'idea di lasciar perdere la magistrale in scienze linguistiche e provare a cercare invece una magistrale che possa essere un po' più spendibile in questo settore. La triennale che ho fatto io ha un grandissimo pregio, che è anche il suo difetto, però è molto ambivalente come cosa, quindi se siete tra l'altro interessati a iscrivervi a mediazione linguistica, questo è anche per voi. Il punto è che mediazione linguistica vi permette di avere una medio buona preparazione linguistica, tantissimo fa quali lingue studiate dove, che professori vi trovate davanti, perché il monte orario delle lezioni dedicate allo studio della lingua è poco rispetto a indirizzi che sono solo incentrati sull'interpretariato, sulla traduzione. Mediazione linguistica invece è una facoltà di mezzo che unisce lo studio di almeno due lingue straniere allo studio di tante altre cose, tutte quante fatte in maniera non specifica, e questo è il suo più grande difetto perché è una sorta di direi quasi secondo liceo, non proprio secondo liceo, no, non così male, ok? Non è male come un secondo liceo, però questa è un po' la sensazione che mi ha dato, essere questo minestrone, questo calderone in cui si fa tanto e tutto quello che si fa non è mai effettivamente molto specializzato. Ma questo è un dramma, che nasce in primis con la divisione in 3 più 2 degli anni universitari. Io sono una persona molto contraria al 3 più 2, trovo che sia stata un'idea barbara perché la triennale ha senso di esistere nel momento in cui le persone che arrivano alla triennale hanno alle spalle una preparazione tale dal liceo
che congiuntamente con una triennale permette a un ragazzo di 21 anni, fresco di laurea nel minor tempo possibile, di effettivamente andare a lavorare. Ed è il modo in cui funziona, per esempio, nel resto d'Europa. Il 3 più 2 nasce per far arrivare, no, anche i laureati italiani a poter avere un titolo, un pezzo di carta in mano prima del quinquennio. Il problema è che se si arriva da un ciclo di studi superiori come quelli italiani, è davvero molto, molto improbabile riuscire a avere almeno quel grado di professionalità necessaria con una semplice triennale. E infatti quando fu creato, quando fu pensata la riforma del 3 più 2, questa faceva parte di una riforma totale del sistema di istruzione che prevedeva di riformare anche i cicli di scuola dell'obbligo, in ottica appunto di uniformare la preparazione italiana a quella europea. Che cosa è successo? Ovviamente non c'erano abbastanza fondi per mettere in atto la riforma in toto. Quindi hanno pensato bene di mettere in atto solo l'ultima parte, come se arrivare allo stesso risultato, però facendo un percorso diverso, potesse essere la stessa cosa. Di conseguenza, che cosa succede? Che i cicli iniziali, quindi elementari, medie, superiori, sono rimasti come erano, e a questi si è aggiunto il 3 più 2. Che viene affrontato, per quello che ho potuto vedere io e per quello che ho potuto sentire da vari colleghi iscritti in altre facoltà, il 3 più 2 è stato affrontato in maniera barbara perché si è partiti dal presupposto che i diplomati avessero zero competenze e quindi si va alle basi delle basi delle basi, e la cosa triste è che molto spesso è vero, e si rimanda anche il minimo grado di specializzazione in un certo settore alla magistrale. Quindi il risultato qual è? Che si è passati dall'avere un ciclo di studi di 5 anni in cui tu entravi e per 5 anni dovevi fare solo esclusivamente avevi quell'obiettivo lì, e quindi ti potevi trovare con il primo, magari il secondo anno che era di preparazione generica e poi era una roba più nel dettaglio sull'indirizzo che avevi scelto. E invece adesso è diventato che per 3 anni fai una sorta di secondo ciclo di preparazione generica, perché tanto poi c'è la magistrale per specializzarsi. E questo però significa che i laureati di triennale non hanno granché appeal sul mercato del lavoro, soprattutto perché da un laureato magistrale li separa più o meno 3 anni di studio. Ok, la magistrale dura 2 anni, però mettici che scrivi la tesi, fai 3, ok? E quindi tra una persona che ha 3 anni in meno, ma solo la triennale, e una persona che ha 3 anni in più, ma la magistrale, è normale dove cada poi la volontà di assunzione quando c'è da parte delle aziende. Quindi ecco, c'è questo sistema abbastanza fallimentare che è venuto fuori, ma questa era una grossa parentesi. Il punto del discorso qual era? Mediazione è una di quelle cose che subisce la divisione in 3 più 2, secondo me, in maniera catastrofica. E quindi mediazione linguistica è veramente un gran minestrone di tutto un po', in attesa di una specialistica che arriva alla magistrale. E questo è il difetto, è la faccia della medaglia difetto. La faccia della medaglia pregio è che hai potenzialmente accesso a un casino di magistrali diverse. Di conseguenza, per chiudere definitivamente il discorso che stavo facendo, ora che ho messo in pausa scienze linguistiche, sto ragionando sulla possibilità di cercare una magistrale che abbia a che fare col marketing o con, bene o male, un settore che possa essere vagamente coerente con il lavoro che sto facendo. Io ho un crediti di economia aziendale all'interno del piano di studi, quindi e l'indirizzo completo della mia triennale è mediazione linguistica in ambito turistico imprenditoriale. Quindi l'apertura anche a magistrali che non siano propriamente incentrate sulla lingua
Penso che possa tornarmi comodo, però lo vedremo. Io credo che riuscirò a mettere in pratica questa cosa dal prossimo anno accademico. Però a dicembre. Ora, non so se avete presente, ma alle magistrali ci si può iscrivere anche a dicembre, non solo entro settembre come le triennali. Quindi se ce la faccio, magari mi skippo il primo semestre e riesco a entrare in questo anno accademico qua, se no mi tocca aspettare quello successivo. Però bisogna vedere un po' come va la vita, ecco. Ma questo è per chiudere come sta andando l'università. Io mi recupero, però, Nations, c'era Fabio Pigliamosche che si iscrive per il 17° mese e ci dice: bene, uno lo stemma di Sigma, oh yeah, che ancora non c'è, ma arriverà. Ringiorello. Primo 9110 che si iscrive per il 13° mese, grazie mille. Junipenta che si iscrive per il nono e ci dice: ciao Chiara, come va? Tu consiglieresti di fare una scuola che ti dà sbocchi sicuri per il futuro o una che più si addice alle tue passioni, ma che non dà certezze lavorative? Lo chiede una persona che ha studiato lingue. No, oddio, la lingua è quella cosa di compromesso che in realtà è un po' un rischio, più che altro per la quantità gigantesca di persone che sceglie lingue. Però se sai gestirtela, è spendibile in qualunque tipo di campo. Quindi diciamo che non ha poi così tanti rischi, ecco, lingue. Fra tutte quante le facoltà umanistiche, lingue è forse quella più facilmente spendibile rispetto a una cosa come può essere letteratura o storia dell'arte. Io che cosa consiglierei? Parli di scuola, quindi non so se stai scegliendo le superiori o stai scegliendo l'università. Nel caso delle superiori, senza nessun indugio, quello che ti piace, perché durante le superiori si è sinceramente troppo piccoli e non lo dico in maniera negativa o dispregiativa assolutamente, in maniera proprio oggettiva. Si è statisticamente parlando troppo piccoli per riuscire ad accettare di studiare qualcosa che non ci piace. E di conseguenza, secondo me, è meglio sfruttare il periodo dell'adolescenza, delle superiori, facendo qualcosa che almeno piace. Se invece ti stavi riferendo all'università, in realtà penso di consigliarti la stessa cosa, perché sono abbastanza contraria alle cose fatte per la sicurezza economica, perché è il modo in cui io mi sono iscritta a cinese. All'interno di lingue, se fai lingue, una delle cose più sicure che puoi studiare è cinese. Perché un modo per lavorare con i cinesi lo trovi sicuro. E siccome quando mi sono iscritta mi avevano avvertita del fatto che il giapponese fosse insegnato molto male nella mia università, io però non volevo rinunciare a fare questo tentativo. Però ecco, per non ignorare in toto le varie persone già iscritte che mi avevano detto: no, il giapponese lascialo perdere perché hai fatto male, avevo deciso di optare per una cosa che mi sembrava un buon compromesso, ovvero fare cinese e giapponese insieme, laddove giapponese sarebbe stata la mia decisione per passione e cinese sarebbe stata invece il ripiego per avere comunque una sicurezza a livello lavorativo. Il risultato è che il cinese mi ha fatto schifo, cioè non mi è piaciuto per niente, l'ha insegnato divinamente. E anzi, il confronto tra quanto fosse insegnato bene cinese e quanto fosse insegnato male giapponese è stato quello che mi ha fatto totalmente passare la voglia di studiare giapponese, perché mi faceva troppo incazzare vedere la differenza totale di livello. Però per contro, con cinese ci ho sbattuto la testa, ci ho provato, ci ho seriamente provato per un anno e mezzo, ma non mi piace. Cioè, e con le lingue non esiste il bello e il brutto, non esistono lingue belle o lingue brutte, si possono valutare solo ed esclusivamente a livello soggettivo e personalmente parlando cinese mi fa schifo. Poi per carità conosco un sacco di gente a cui piace, come è normale, tutte quante le lingue piacciono a qualcuno e tutte quante le lingue fanno schifo a qualcun altro. A me il cinese mi ha fatto schifo e dopo un anno e mezzo ho lasciato perdere, ho detto boh, basta. Basta, non mi piaceva per niente, non mi dava fastidio parlarlo, mi sentivo un imbecille. Il sistema dei toni lo trovavo veramente poco conforme al mio modo di ragionare, al mio modo di articolare le parole. E quindi ho lasciato perdere. E il punto è che ho lasciato perdere troppo tardi. E quindi il problema
più grande pentimento che ho è che per aver preso cinese ho lasciato da parte tedesco. E al contrario di quello che ha scritto Lentux, a parte il tedesco che fa schifo a tutti, a me piace tantissimo il tedesco. Io l'ho studiato alle superiori e tra l'altro avevo un professore madrelingua molto, molto severo ma molto competente. E nel giro di un paio d'anni, cioè tra terza e quarta liceo linguistico, ero arrivata ad avere un B2, che non è affatto una roba da buttare via come livello di tedesco. Cioè, un B2 è il livello del first. E infatti, quando mi sono iscritta all'università, ero praticamente certa di andare su giapponese tedesco, perché il giapponese appunto mi ispirava. E il tedesco avevo una buona base, non la volevo buttare via. Solo che poi mi è venuta sta cosa del però il giapponese lo insegna male, cosa faccio, cosa non faccio. Volevo comunque studiare lingue orientali, ho pensato vabbè, affanculo, ci metto in mezzo cinese. E dentro la mia università non c'era all'epoca un indirizzo che permettesse di fare solo due lingue extraeuropee. Quindi dovevo per forza avere nel piano di studi una lingua europea, poi potevo aggiungerne anche due extraeuropee e arrivare a un totale di tre, però una europea doveva esserci per forza. E allora io mi sono messa lì a tavolino a ragionare, ho pensato, ma mettermi a fare cinese, giapponese e tedesco potrebbe essere un po' troppo. Se voglio puntare sulle lingue orientali, è bene che io non voglia tenere il piede in troppe scarpe. Quindi lasciamo da parte tedesco, se tanto comunque quello su cui voglio puntare appunto è l'Oriente, lasciamo da parte quello e come pezza, letteralmente come pezza per la lingua europea, ho selezionato inglese. E io sono uscita dal liceo con un C1 e il livello richiesto al primo anno era un B1. Quindi ho detto, io in questo modo sono 2 anni avanti, perché primo e secondo anno di università ce li avevo già. E ho dovuto comunque fare gli esami, non si possono skippare gli esami, però a livello di competenza, a livello di carico di studio, io avevo già le competenze che mi potevano bastare per superare inglese 1 e inglese 2. In questo modo avrei avuto la possibilità di studiare solo giapponese e cinese e quindi il mio sarebbe stato un trilinguismo finto, perché tre lingue, ragazzi, a meno che non abbiate veramente un cervello molto portato per le lingue, tre lingue sono difficili per tutti. E quindi non volevo imbarcarmi in una scelta di trilinguismo impossibile da gestire. Questo mi sembrava il modo migliore per apparare la cosa, no? La conclusione qual è stata? Che ho lasciato cinese a metà del secondo anno, quando ormai sostituirlo con tedesco era un problema, perché erano 2 anni che non parlavo più tedesco e quindi già il mio livello era sceso tantissimo, e oltretutto i corsi erano andati avanti e pensare di inserirmi a metà del secondo anno dentro tedesco, ci ho pensato, però avevo tanti amici che studiavano tedesco e li vedevo costantemente con le mani nei capelli, nonostante avessero comunque una buona base dal linguistico. E quindi mi sono resa conto che non era fattibile, e questo è il rimpianto più grande che ho avuto, perché se non avessi deciso di ficcare in mezzo cinese, che non mi ha mai ispirato, non mi ha mai ispirato cinese, però se non avessi deciso di metterlo in mezzo perché volevo la scappatoia per trovare facile lavoro, e se non l'avessi fatto avrei preso giapponese e tedesco. Giapponese sarebbe stato insegnato di merda come è stato insegnato, però almeno avrei avuto tedesco, ok? E invece adesso mi ritrovo che con giapponese non ho imparato un cazzo. E con l'inglese ho imparato veramente pochissimo, cioè rispetto al livello che avevo quando sono entrata, sono migliorata veramente di poco. Quindi, da questo punto di vista, in realtà è stata una decisione fallimentare. Mi sembrava la cosa meglio pensata quando mi sono iscritta, ma appunto mi sono fatta condizionare dalla paura di andarmi a impelagare con lingue che non avessero la possibilità, appunto, di risvolti lavorativi ampia che ha il cinese. Quindi, in conclusione, scegliete quello che vi piace, perché se vi piace, riuscite a fare tutti quanti i sacrifici che possono servire per farlo funzionare. Se non vi piace, c'è trippa per gatti. Ora,
Eravamo a Kuzilla, che si riscrive il 18° mese. Continua la mia rincorsa verso 2 anni. Non c'è ancora il badge, arriverà prestissimo. Eleonora Mazzocchini invece ci fa una donazione e ci scrive: ma questa live di Talk a lunedì è una panacea. La sposteremo alla domenica, però. Credo. In realtà, facciamo una poll. Facciamo una poll. Preferite la live il lunedì o la domenica? Non cambia niente. Io l'avevo pensata alla domenica semplicemente per, non lo so, mi sembrava più ordinato, no? Domenica iniziamo con il talk e poi lunedì, martedì, mercoledì gameplay. Ma possiamo tranquillamente switchare e fare il talk lunedì e domenica, martedì e mercoledì il gameplay. Quindi fate una poll e decidiamo. Davide Ceretta poi ci fa una donazione e ci dice: ciao Chiara, se mi ospiti in casa ti ci porto io a scuola guida. Ho visto il post su Facebook per il canale contenitore, per caso avete organizzato di mettere tutte le vecchie live di Twitch fino alle prime? Mi piacerebbe rivedere le live di Kingdom Hearts e Detroit. Sì, l'intenzione c'è assolutamente, però dobbiamo riuscire a capire come fare. Cioè, diciamo che le abbiamo archiviate un po' di merda, come poteva essere prevedibile. Quindi, no, fate una poll per favore ragazzi, se rispondete in chat si perde, non si riesce a capire quale... Bravo qui Lava, aspettatela poi. E dicevo, il canale contenitore sì, l'obiettivo è fargli avere dentro tutte quante le live che abbiamo fatto fino adesso, però ci vorrà un po' di pazienza, ecco. Noi intanto mettiamo quelle nuove e poi con calma, appena capiamo come recuperarle, mettiamo anche quelle vecchie. Poi Xen1503 si riscrive per il quarto mese, grazie mille. Gyro Zeppeli ci fa una donazione e ci scrive: it's a me, Gyro. Ciao Chiara, domani ho l'orale, volevo condividere questo momento importante per me. Sento che un incoraggiamento da te oggi e da sai da stasera è quello che mi ci vuole. Un abbraccio forte forte. E allora un grande in bocca al lupo. Vai tranquillo che l'orale è veramente l'ultimo passettino e io, se devo essere sincera, ho affrontato la maturità in un contesto che non auguro a nessuno, perché mi sono diplomata da privatista e da privatisti si hanno un po' di rompimenti di cazzo, un po' gratuiti, cioè capita facilmente che ci sia un po' di astio, ecco, verso i privatisti, perché ah, penso di poter venire qua senza aver seguito le lezioni, ma io avrei dei motivi validi, non importa. E quindi mi hanno cercato un po' di mettermi in difficoltà, però nonostante questo io ce l'ho fatta, quindi ce l'ho fatta io, ce la fate tutti. E poi insomma, poi scherzi, guarda che punta, cioè, occhi sull'obiettivo, una volta finito l'orale avrai davanti l'ultima estate libera della tua vita e non so se questa è una buona motivazione o no, ma è vero. Poi Crazy Diamond si riscrive per il quarto mese, grazie mille. E Onizuka 96 si riscrive per il secondo. E allora recupero qualche altra domandina. Pluk che dice: i libri di Harry Potter e gli adattamenti cinematografici, così non finiamo più. No, per quello facciamo una live a parte, ok? Una live a parte, oggi è talk generico, per quello facciamo una live solo su quella. Non voglio spoilerare, però purtroppo è quello. Allora, Steven Universe oppure Dark? Ragazzi, mi mancano tutti e due. Steven Universe sono molto curiosa di iniziarlo, perché me ne hanno parlato bene in tantissimi. L'ultimo che mi ha parlato bene è stato Frozen Big Geek, che mi ha consigliato di iniziarlo. E quindi sono molto curiosa di vederlo. Ce l'ho in lista e appena ho la possibilità Lo porto. Cosa ho portato all'esame di maturità? Allora, siccome ho fatto linguistico, cioè ho finito con il linguistico, al liceo, appunto, di lingue, era prassi utilizzare come... cioè, sono troppo bassa, cioè veramente sono troppo bassa, mi dà un sacco fastidio sta cosa. Allora, se io mi metto così... Oh, ora mesh, mi sentivo bassissima. Dicevo, al linguistico è prassi scegliere un argomento che può essere l'infinito, il viaggio, la figura della donna, lo zero, il nulla, cazzo che volete, un argomento e poi andare a cercarsi riferimenti, autori
che hanno parlato di quell'argomento in tutte le lingue che fai, e quindi la figura della donna in inglese, francese, tedesco, italiano e latino, l'idea del viaggio in inglese, francese, tedesco, italiano e latino. Due coglioni incredibili, secondo me sono veramente banali, queste cose sono becerissime, sono le cose preconfezionate che ti danno la possibilità di fare i collegamenti in maniera molto molto servita, no? E quindi, siccome appunto, come accennavo, io partivo da una situazione che era un po' claudicante, perché appunto i professori non è che mi fossero, cioè mi vedessero troppo in maniera positiva, perché mi presentavo da privatista. All'inizio ho pensato, beh, facciamo che magari faccio la tesina come vogliono loro, così almeno seguo quello che vogliono loro e evito di inimicarmeli ancora di più. Ragazzi, ci ho provato, ci ho veramente provato, porca vacca, non ci sono riuscita. Quanto mi faceva cagare dover scrivere per forza la roba in quel modo, faceva schifissimo, e quindi non ce l'ho fatta. E 2 giorni prima dell'orale ho scritto una tesina di 50 pagine sull'influenza dei social network in relazione alle modifiche linguistiche del linguaggio della generazione dei nativi digitali. Quindi il modo in cui le persone di età contenuta che hanno accesso a appunto internet e social network fin da piccoli, il modo in cui il loro linguaggio viene condizionato dall'utilizzo appunto di questo modo di parlare. E niente, mi hanno detto: beh, questa non è che abbia molto a che fare con linguistica. Io ero lì: ma come? Non studio sulla lingua, non mi puoi dire che. Cioè, cazzo, dimmi che non ti piace, dimmi che, siccome ho fatto un capitolo su un paragone tra i pittogrammi e i meme, ragazzi, era il 2012, quindi cioè, tipo le rage face erano in fase calante, ma ancora si trovavano. E ho fatto un capitolo su quella roba lì, però tutto analizzato in maniera molto molto seria. E però mi han detto che non andava bene, ma sti cazzi, perché io quella tesina l'ho presa, l'ho portata in università, l'ho fatta leggere un po' di professori, e i professori mi hanno detto: ci sono un sacco di spunti molto fighi, si vede che non avevi gli strumenti tecnici per poter analizzare più nel dettaglio, ma non ti preoccupare, tanto quelli li studi mo, perché non riprendi in mano l'argomento e lo approfondisci per fare la tesi triennale. Quindi direi che questa è una soddisfazione decisamente maggiore rispetto a farmi apprezzare la tesina da gente che in terza prova, risposte a crocette, tutte giuste, perché sono crocette. Se io ti scrivo che la risposta è B e la risposta è B, non è che mi puoi dire che non è B. Risposte a domanda risposta aperta, brevi, tutte segnate così, con un rigo a zigzag accanto e senza correzioni dentro. Io in terza prova ci ho preso 8, cioè ho preso 14 in prima prova, 15 in seconda prova, ho fatto il saggio breve in inglese e 8 in terza prova. E ho detto: qual è il problema? Perché ho preso 8? Che cazzo vuol dire? E tutte quante le risposte a crocetta giuste, tutte le risposte aperte segnate con questa cosa zigzag. Io allora gli ho chiesto: ma che vuol dire? Sono incomplete le risposte. Ma va bene. Quindi ecco, questo era il modo in cui ho affrontato la maturità io. Però ecco, sono uscita, l'importante è quello. Poi, come organizzarsi lo studio nella sessione estiva? Studio la mattina. Studia la mattina, obbligati a studiare la mattina, una palla, ma studi la mattina non ci pensi più, te lo dico da persona che studia di notte, però lo studio di notte matto e disperatissimo ha senso nel momento in cui hai un'ottima memoria e, per quello che ho visto io, sulla mia pelle, hai un'ottima memoria e hai seguito i corsi.
Quindi io mi ritrovavo, dato molti esami, andati insomma, ci ho preso 30, ci ho preso il massimo, a volte anche la lode, preparati in 2 giorni, ma perché avevo seguito 56 ore di corso e le avevo seguite tutte. E anche lì credo che sia sempre meno diffuso il modo giusto di seguire le lezioni all'università. Ho visto tantissime persone che come appunti prendevano una sorta di dettato di quello che diceva il professore. E questa cosa trovo che sia abominevole. A livello di metodo di studio, penso che non serva un cazzo di nulla. Poi, per carità, ci sono anche le eccezioni, e quindi magari le persone che fanno il dettato in classe e questa cosa per loro funziona bene. Ma secondo me, se sei a lezione e stai seguendo lezione, i tuoi appunti devono necessariamente essere una rielaborazione a caldo di quello che stai sentendo, perché questa cosa ti permette di cominciare già a fissare, anche solo a livello di memoria RAM, quello che sta dicendo il professore. Il fatto di sentire un discorso e riscriverlo, ma rielaborandolo, ti permette già di fissare i concetti chiave. E invece vedevo gente che veramente faceva i dettagli. E io mi ritrovavo che avevo i corsi 56, no, 52 ore, che io seguivo in questo modo tutte 52, e poi prima dell'esame, tipo, mi leggevo la roba aggiuntiva che c'era, davo un'occhiata agli appunti e andavo a fare l'esame. E lì finiva. Però per le cose che invece non mi piacevano, che ho seguito peggio o che ho dato a troppa distanza dal corso, quindi quando mi ero ormai dimenticata quello che magari potevo aver imparato a lezione, momento migliore per studiare la mattina. Giovanni, no, non saremo al Fantaexpo quest'anno perché il 10 partiamo per il Giappone, quindi è letteralmente impossibile essere in due posti diversi contemporaneamente. E intanto Hangelp si iscrive per il terzo mese, grazie mille. Poi, dopo il canale YouTube verrà la vita più matura, come ti vorresti vedere tra 10 anni? Allora, in realtà non so, perché come vorrei vedermi, lo accennavo in apertura di live, vorrei vedermi come ricercatore linguistico. E più passa il tempo, più penso che andrà a fare compagnia alle altre professioni che ho accarezzato nel corso della mia vita, ma a livello di sogni lavorativi, sono cresciuta per tutte quante le elementari e le medie, sono cresciuta con il sogno totale di fare l'archeologa. E uno dei miei libri preferiti quando ero alle medie era un libretto che lo chiamo libretto perché era piccino, erano 100 pagine, però era scritto un po' coi piedi, era un po' poco scorrevole, ecco. Però mi piaceva un casino perché era la storia di Akhenaton, che era lo zio di Tutankhamon, che ha praticamente fatto partire una rivoluzione monoteistica all'interno della società egiziana, si è ritrovato contro tutti quanti i monaci di Tebe. E tra l'altro Tutankhamon in realtà era stato battezzato Tutankhaton proprio in onore ad Aton, che era il nuovo dio unico monoteistico. E poi Akhenaton aveva anche fondato una nuova città che si chiamava Khetaton, che sostituiva Tebe come capitale religiosa, e poi l'hanno ammazzato malissimo. E insomma, sta cosa mi faceva, non lo so, mi faceva vibrare, era veramente figa. Colpa di Indiana Jones, sicuro, sicuro. Era sicurissimo colpa anche di Indiana Jones, anche perché mia madre aveva una passione intramontabile per Harrison Ford, quindi li ho visti e rivisti tutti un sacco di volte. Sta di fatto che al di là magari, ecco, delle rappresentazioni un po' più pop del mestiere dell'archeologo, io andavo proprio a leggermi roba più complessa, no? Più reale, realmente attaccata a queste cose qui. E poi ho lasciato perdere quando sono andata al classico. Prima ho iniziato al classico, ho fatto 3 anni lì e poi ho finito al linguistico. E lì mi è passata la scimmia per archeologia, non lo so perché. E poi sono andata al linguistico e ho pensato, boh, andrò a lavorare con le lingue in qualche modo.
E adesso, avendo fatto la triennale, avendo scoperto la linguistica, che è una cosa alla quale credo nessuno abbia accesso al liceo, tolto, spero, magari qualche felice eccezione, ho scoperto il mondo della linguistica e mi piace da morire. E quindi, se dovessi decidere qualcosa in ambito lavorativo legato alle lingue, sarebbe sicuramente qualcosa del genere, ma al solito si torna al discorso di prima, la ricerca linguistica, ragazzi, in Italia la ricerca scientifica ha problemi, figuratevi quella linguistica. Quindi, come mi vedo fra 10 anni? Mi vedo con un'agenzia di viaggio, perché questo canale ci ha fatto scoprire il mondo dell'organizzazione dei viaggi e a ogni viaggio che passa io mi metto sempre più in gioco a livello di organizzazione e quindi penso che la cosa più realistica, cioè nel momento in cui tutto manca, YouTube muore e tutti quanti vi dimenticate chi siamo, e penso che il lavoro che potrei e mi piacerebbe fare avrebbe a che fare con l'organizzazione dei viaggi, almeno per il momento. Poi non so, poi vediamo. Allora, ho letto tra le opzioni omofobia, scandalo Stella Manente e commercializzazione del Pride Month, che sono tutte quante insieme, secondo me. Allora, sulla commercializzazione del Pride Month, quando siamo stati a Los Angeles, siamo andati l'ultimissimo giorno, ci siamo presi un paio di ore per andare a vedere Santa Monica, non l'avevamo mai vista. Non è stella cadente, ma è stella immanente, ma ci arriviamo. E dicevo, siamo andati a passeggiare lì su Santa Monica e ho visto che c'erano tantissimi, ma neanche tantissimi, tutti quanti negozi di vestiti. Che avevano le vetrine addobbate per il Pride e almeno uno o due articoli con gli slogan o con il pattern arcobaleno. Io lì ho comprato una maglietta molto semplice che è bianca, dove c'è scritto Love is Love, che è lo slogan che preferisco di più in assoluto, legato al movimento LGBTQ. E mi ha fatto non mi ha fatto strano, ok? Cioè, io lo capisco che vedere una cosa del genere inevitabilmente ti porta a pensare ci sono le aziende, come può essere, cos'era, Tullis, non mi ricordo, il Super Dry, no? Le marche di vestiti. H&M, queste cose qua, che approfittano, quindi commercializzano il mese del Pride approfittandone e quindi cavalcando l'onda per vendere più magliette. Però non lo so, ho la sensazione che sia più importante la diffusione di quest'idea. Cioè il fatto che ci possano essere X aziende che lo fanno non solo perché ci credono ma anche perché ci guadagnano, secondo me passa in secondo piano perché credo che ormai si debba arrivare alla fine di questo percorso di accettazione. Rispetto a 10 anni fa la possibilità di parlare, di aprirsi, di fare coming out o di supportare la comunità e insomma non era così facile e quindi si sono fatti tanti passi in avanti in 10 anni che secondo me adesso devono arrivare verso un punto fermo. È una cosa come camminare per una delle vie più famose di Los Angeles e vedere solo arcobaleni. Penso che contribuisca a questo punto fermo e penso che il fatto che ci stiano guadagnando sia un piccolo neo.
a fronte di quanto sia importante l'accettazione di queste idee. Quindi sì, sicuramente è un peccato il fatto che le ideologie non restino intonse, intoccate dal discorso monetario. Però credo anche che nel momento in cui si arriva a non avere più paura di creare la linea di magliette per il Pride, anzi, è più un segnale positivo che negativo. Ecco, io la vedo in questo modo. Penso che sia, insomma, una posizione magari un po' mediana, però questo è quello che ho pensato. Stella Manente è una modella, io l'ho sentita nominare solo ed esclusivamente in relazione al Pride. È una modella che durante il Pride di Milano, la sfilata di sabato scorso, ha pubblicato una storia, credo, e lamentandosi del fatto che ci fosse gente in giro perché doveva prendere un treno, rischiava di perderlo, però non si è limitata a lamentarsi, ha avuto delle uscite molto molto infelici, auspicando un ritorno di Hitler che, insomma, non lo so, è una di quelle cose talmente tanto sbagliate che non credo neanche abbia senso stare a trovare le parole giuste per dire quanto è sbagliato. È sbagliato, è proprio sbagliato. E quando le è arrivata la shitstorm meritatissima addosso, ha chiesto scusa dicendo: ma non sapevo cosa fosse il Pride, che forse è anche peggio. E quindi, che ne penso? Penso che sia vergognoso, penso che sia veramente vergognoso. Però il mondo è vasto e ci sono anche persone che hanno delle idee vergognose, purtroppo. E qui si torna al terzo messaggio in topic, che era omofobia genericamente intesa. Secondo me siamo sulla buona strada, cioè non si può sperare che tante cose negative insite nella società possano sparire dall'oggi al domani o anche solo dall'oggi al tra 2 anni. Ci vanno dei periodi più lunghi affinché si sedimenti un'idea diversa, no? All'interno della mente delle persone. Siamo solo in 37, no, siamo in 303 in realtà. E dicevo, fate il paragone con il problema del razzismo in America. Per passare dall'avere i mezzi divisi per bianchi e neri e le classi divise per bianchi e neri, all'accettazione delle persone di colore ci è voluto molto tempo, e nonostante questo ci sono ancora strascichi di razzismo. Quello che serve, sono assolutamente d'accordo con Bruscolini. Bruscolini! Bellissimo nickname, scusa. Dicevo, quello che serve, e stavo arrivando appunto lì, è il ricambio generazionale. Io penso che si sia sulla buona strada perché secondo me la nostra generazione, quella dei adesso trentenni, voi magari un po' meno, ecco, dai, tra i 20 e i 30, facciamo così, così prendiamo me voi. E penso che la nostra generazione possa cancellare definitivamente, o perlomeno per la maggior parte, questo tipo di mentalità. Però appunto serve il ricambio generazionale, serve che arrivi la nostra generazione a fare figli che nascono e crescono con una mentalità che non comprende le idee omofobe. Fino a quel momento inevitabilmente non ci potrà essere un cambio di direzione veramente definito, però ecco, credo che sia compito nostro, insomma, esattamente come generazioni prima di noi si sono fatte carico del non essere più razziste,
verso le persone di colore, penso che il nostro compito sia non essere più razzisti verso qualunque persona non sia cis e etero, e quindi secondo me, appunto, siamo sulla buona strada. Spero si sia sulla buona strada. Poi voglio dire, è ovvio, ci saranno anche ragazzi di 20 anni che se ne escono brutte considerazioni. Il punto è che il ricambio generazionale significa che la nostra generazione dà vita, dai natali a una nuova generazione che cresce in maniera diversa. Quindi non si può dire, però io magari ho i conoscenti, i compagni di classe che hanno queste idee omofobe così, allora non ci si può arrivare. Non è quello il ricambio generazionale, perché quelle persone sono ancora persone cresciute nell'ideologia sbagliata, nell'idea di non poter accettare. Ragazzi, ma io in primis alle elementari ero circondata da persone che, se dovevano insultare qualcuno, gli davano del gay. Ma era la cosa più normale, diffusa nelle scuole elementari che ho frequentato io. Però questo non vuol dire che io non posso avere idee diverse. Il punto è che io sono sicura che non permetterò ai miei figli di crescere pensando che sia normale o che sia anche solo logico dare del gay a qualcuno come un insulto. Ed è lì che si fa la differenza. È nel poter far crescere qualcuno fin dall'inizio con una mentalità diversa. Il ricambio generazionale vero è lì. E quindi ecco, non buttatevi giù, non perdetevi d'animo, perché appunto ci vuole tempo inevitabilmente, ragazzi, ci vuole tempo. Allora, vedo se ci sono altre domande. Forse l'ho messa un po' tardi, sto messa un'ora prima della live, magari devo metterla prima. Vediamo. Allora, conoscevi il mondo di YouTube prima che anche te ne facessi parte? Solo esclusivamente da fruitrice molto saltuaria. Ho guardato tipo i grandi classici, cioè i video di Yotobi, di Wilwush, anni fa. E poi in realtà poco altro. Su YouTube ci guardavo le parodie, però non italiane, cioè parodie come possono essere, non so, i Miserd Lyrics, quindi le canzoni con i testi scritti sbagliati. Mi si sono totalmente addormentate le gambe, ragazzi. Non ho più le gambe. Muoio. Niente. Torno a essere bassa. Morissimo. Ho veramente male alle gambe. Dai, un attimo. Mi sono incastrata. Ok. Ce la posso fare? Ce l'ho fatta! Ok. Quelle con le parrucche, esatto, quei video lì di Wilwush, proprio quelli. Ok, sono riuscita a scastrarmi la sedia, a disincastrarmi la sedia. Stavo veramente morendo. Oh mannaggia, no, le gambe tutte addormentate, ora mi formicolano tantissimo. No, mi accontento dell'essere basta e basta. Recensione preferita di Yotobi? Troll 2. Mi faceva morire Troll 2. Marco Marino, lo seguivi? Qualcosa, ma non tanti. Ma io lo seguivo veramente poco, Cioè, io guardavo i video su YouTube in maniera veramente molto, molto, molto saltuaria. Mi sta frizzando tutto. Mi sta frizzando come tutte le gambe. Opinioni sulle scuole professionali? Sinceramente non ne posso avere perché non le conosco, non ne ho mai frequentate. Non conosco persone che le hanno frequentate. No, un paio di conoscenti, però non abbiamo mai realmente parlato di come fossero le loro scuole, quindi non ho idea, non posso
Non posso esprimermi perché non ho conoscenza, non lo so. Ho iniziato il racconto dell'ancella dopo il tuo consiglio, è veramente bello. Minchia, sei bello! Minchia, sei bello! Sta uscendo ora la terza stagione. Oh, ragazzi, allora. Ma su Metacritic, no? Fanno la media ponderata delle recensioni. E io, da una parte, non potrò mai avercela con Metacritic fino in fondo perché ci ho scoperto Rectify, ok? Perché una sera si è detto: qual è la roba che ha il voto più alto su Metacritic? Quello, mai sentito nominare, abbiamo scoperto. La serie della Madonna, quindi non potrò mai avere odio nei confronti di Metacritic. Ma mi sta facendo incazzare perché hanno dato dei voti a scendere a Handmaid's Tale e secondo me non ci hanno capito un cazzo, ma proprio niente. Cioè, hanno dato dei voti altissimi, assolutamente meritati, alla prima stagione e alla seconda stagione hanno dato di meno. E questa cosa secondo me è molto sbagliata perché la prima è incredibilmente lenta, ma ci sta, è fatto apposta, è giusto. La prima è lenta perché è funzionale, ha bisogno di presentarti tutto quanto, il mondo, come funziona, qual è il carattere dei personaggi. Handmaid's Tale, o il racconto dell'ancella. Ha bisogno di farti capire davvero come si vive in quel mondo lì. E poi a quel punto la seconda stagione ingrana. Nella seconda stagione succedono un sacco di cose e le recensioni gli danno di meno. Ma come? Ma come? Cioè, è la giustissima evoluzione. Tu non puoi pretendere di mantenere i personaggi a macerare dentro questa realtà alternativa distopica per sempre, perché altrimenti sarebbe una merda. Cioè, non puoi continuare a rifare la prima stagione ad libitum, devi per forza andare avanti. Si parla di Handmaid's Tale. E la terza, alla quale hanno dato ancora meno basandosi sulle prime tre puntate, che sono uscite tutte quante tre insieme, mentre poi dalla quarta hanno rispettato l'uscita una settimana ed è ancora in corso. Le prime recensioni sono arrivate da persone che avevano visto in anteprima le prime tre. Ah no, ma ha perso un po' l'atmosfera. Ma non è vero! Non è vero un cazzo! Non è vero, non l'avete capita l'atmosfera di Handmaid's Tale se mi dite che l'ha persa. Non è vero, ci sono delle scene in quelle tre puntate che sono da brividi, sono da lacrime agli occhi, sono assurde, drammatiche, strazianti, commoventi, belle, ma diciamo, fighe. E non puoi pensare e dire, no, ma la prima era meglio. No, non era meglio. La prima è un'introduzione, una fichissima introduzione, ma è un'introduzione. E il bello di questa serie è che i personaggi evolvono, vanno avanti, ed è sempre un avanti che ha senso. Allora, in sintesi di che cosa tratta? In sintesissimo, perché ne avevo già parlato, praticamente è la storia di una realtà alternativa ambientata all'incirca nel 2020, se non ricordo male, o nel 2015 o nel 2020, in un mondo in cui per vari motivi ambientali di inquinamento e non si sa cos'altro ben definito, la fertilità è calata a picco, nascono pochissimi bambini e quelli che nascono molto spesso non riescono a sopravvivere ai primi giorni, nascono malformati. In questo clima di paura per il proseguimento proprio della specie umana, prende piede una. Minchia, la scena dello stadio mi ha angosciato, Madonna, ma anche a me, sì, assolutamente. È tratto dal romanzo, assolutamente sì. Dicevo, in questo clima di terrore prende piede una religione, in una sorta di setta tra vari potenti americani, e questa religione addossa tutte quante le colpe dell'infertilità alla donna, al libero arbitrio che è stato concesso alla donna e del quale la donna ha abusato, e di conseguenza Dio ha punito la donna rendendola sterile o facendole partorire dei bambini malformati. Questa ideologia prende piede sotto silenzio,
tra vari potenti degli Stati Uniti fino a quando questi non organizzano un colpo di Stato e riescono a prendere possesso di parte del territorio degli Stati Uniti e in questa parte di territorio instaurano un regime totalitario. Chiamano questa nuova nazione Gilead e in questa nuova nazione praticamente dividono le persone che lì vivevano in caste e quindi ci sono i generali, che sono i potenti o anche meno potenti, comunque le persone che hanno mosso i primi passi di questa rivoluzione, hanno permesso il colpo di Stato, le mogli dei generali, perché naturalmente i generali sono tutti sposati, le mogli sono puntualmente tutte quante sterili, e poi ci sono le ancelle, che sono delle donne che dalla comprovata fertilità, quindi che hanno già partorito, che vengono tutte quante prese, messe in una sorta di palazzo in cui gli fanno il lavaggio del cervello a suon di torture fisiche e psicologiche, e poi vengono inserite all'interno delle case dei comandanti, in modo tale che i comandanti possano avere rapporti con loro e loro possano partorire i figli dei comandanti. E tutto si basa su un passo della Bibbia in cui Sara non può rimanere incinta di Abramo, se magari sbaglio i nomi ma dovrebbero essere loro due, e di conseguenza dice Rebecca è l'ancella giovane e forte, Abramo vai con Rebecca e lei partorirà, concepirà il figlio per me, al posto mio. E quindi su tutta questa cosa qua ci hanno costruito il funzionamento delle ancelle, ed è Rachele, non Rebecca, ecco, scusate, però mi ricordavo fosse con la R. Il cambio di titolo italiano rende omaggio, ho capito ora di che serie si tratta. Ma Handmaids vuol dire ancella, e così come cioè, vengono chiamate handmade dentro la serie TV, vengono chiamate ancelle nella localizzazione in italiano. È quello il riferimento. Il rito del concepimento è da malatissimi, ragazzi, è veramente da malatissimi. Comunque sì, si basano sulla Bibbia, però non è una religione. Cioè, non so quanto possa prendere effettivamente le mosse dal cattolicesimo, ok? E non credo sinceramente che voglia essere una critica al cattolicesimo e basta. Questa è una critica in generale al fanatismo religioso. Hanno preso di base la Bibbia come testo religioso, ma ne hanno comunque fatto una loro interpretazione, quindi non penso che sia da leggere come appunto un'accusa verso l'esistente cattolicesimo e i temi principali che affronta sono appunto il fanatismo e il maschilismo, la società maschilista, ed è uno dei prodotti femministi più belli e delicati che abbia mai visto, perché è femminista nel modo giusto, presentando da una parte una figura femminile totalmente vessata da un patriarcato mandato alle stelle, ma dall'altra presenta anche tutti quanti gli uomini che vengono comunque soverchiati dal patriarcato. E l'accusa al machismo è quella parte di femminismo che si è persa nel femminismo 3.0, in quello in quello che si è diffuso su internet, in quello che vuole semplicemente un rovesciamento di ruoli e non una cessazione del ruolo di potere di un genere sull'altro. E invece il femminismo, quello vero, quello delle origini, è contro anche appunto il machismo, che è la necessità, la pretesa che il maschio sia per forza il maschio alfa che porta a casa lo stipendio e che ha sotto di sé la donna. E quindi se tu sei un maschio e per esempio vuoi rimanere in casa a fare il padre, non vai già più bene. Allora ti chiamano in maniera dispregiativa mammo, perché papà
non comprende il rimanere a casa con il figlio, no? E queste sono bestialità, ragazzi, sono veramente bestialità contro le quali il femminismo vero lotta. Se vi trovate davanti qualcuno che si professa femminista e non vuole andare contro anche questa cosa, allora non è davvero femminista. Vedo se ci sono altre domande. Allora, Paolo, ti rispondo in privato, eh? Paolo Odix, ti rispondo in privato. Non ce ne siamo dimenticati assolutamente, ma c'è stato le tre in partenza, non siamo più riusciti a organizzarci. Ti scrivo stasera. Allora, quali sono state le tue esperienze videoludiche e qual è il tuo videogioco preferito? Raga, pochissime. Sono state veramente poche le mie esperienze. Non so quanto possano essere interessanti da elencare. Io ho cominciato a giocare veramente pochi anni fa. Ho giocato prima di iniziare con le console. Ho giocato un po' al PC quando ero piccola, però poca roba perché sono cresciuta in un posto in cui nessuno videogiocava da nessuna parte, cioè né al PC né alle console. E quindi non avevo idea di cosa fosse proprio in toto il mondo dei videogiochi. E ho giocato, consumato Paperino Operazione Papero, l'ho giocato fino alla nausea. Poi mi hanno ricordato, gente, quei giochi o quelle cose talmente vecchie che poi ti dimentichi e poi te le fanno tornare in mente anni e anni dopo. Ho giocato il gioco del Page Master, che non so se voi conoscete, non tanto il gioco, ma almeno il film, ma magari siete troppo piccoli per aver visto il Page Master, che era un film con il protagonista di Mamma ho perso l'aereo, Macaulay Culkin, come cazzo si chiama? Non lo sentivo da anni, ma sì, ma anche io non sentivo il Page Master da una vita. Quello della biblioteca, esatto, esisteva il gioco e c'erano i tre libri, quello fantasy, quello pirata e quello horror, cioè quello pirata, quello di avventura, che ti facevano da più o meno ciceroni all'interno di varie sezioni della libreria e tu potevi proprio entrare dentro il mondo fatato, il mondo dei pirati, il mondo horror e c'era il cattivo che era Mr. Hyde che intanto andava fermato, era veramente carino. Ho giocato quello, Monkey Island, un po' di Mortal Kombat, ma poco, perché poi mio cugino si incazzava. E erano giochi da femmine. E poi avevo un gioco di Timone e Pumba sul PC, in cui praticamente la selezione era una raccolta di minigame, non ho idea di come si chiami. So solo che appunto era questa raccolta di minigame in cui tu potevi selezionare quale minigame fare facendo spostare Timone e Pumba, cioè c'era Timone in groppa a Pumba e correvano in cerchio e in base a dove si fermava c'era un minigame diverso e c'era un minigame che era tipo Frogger e quindi dovevi passare dall'altra parte del fiume saltando sui tronchi. Uno che era tipo Puzzle Bubble e quindi c'erano gli schermettini, no, con gli insetti che calavano giù e tu dovevi levarli in base al colore. E poi ce n'era uno, un altro minigame in cui dovevi sparare alle iene senza prendere Pumba. E poi cazzo, non mi ricordo gli altri. Ma ce n'erano tipo una decina. E credo che abbiano fatto anche la versione. Sì, c'era anche il flipper. E credo che abbiano fatto la versione con un minigame per CD. E poi li davano dentro le merendine. E io invece avevo la raccolta completa, cioè in un CD solo. Timone e Pumba giochi nella giungla. Sì, eh. No, il nome non mi dice un cazzo, ma probabilmente era quello. Poi ho giocato
No, quello in cui ruttavi con Pumba per prendere gli insetti non mi faceva impazzire. Non era quello che. Non era tra i miei preferiti. Poi ne ho giocato uno che era un platform a scorrimento 2D, più o meno, in cui eri un ragazzino coi capelli rossi a cui rapivano la fidanzata e quindi dovevi andare a cercarla e c'erano i primi livelli che erano in un bosco, cioè in una foresta. Poi c'erano dei livelli che erano dentro un castello medievale, dei livelli che erano dentro un'ambientazione simile egiziana, e poi c'erano i livelli nello spazio. E io non ho la più pallida idea di come cazzo si chiami quel gioco, ma l'ho giocato un sacco, l'ho platinato per come si poteva platinare, ecco. E c'erano dei collezionabili, praticamente c'erano delle gemme, mi sembra, da collezionare, e c'erano tipo 5 diversi, c'è cioè 5 tipi diversi, e poi c'erano delle lettere, e se le collezionavi tutte, potevi ottenere la password che ti permetteva di rigiocare quel livello selezionandolo direttamente senza doverti giocare quelli precedenti del mondo. E io, ragazzi, non ho la più pallida idea di come si chiami né di come ritrovarlo. Non so se qualcuno è riuscito a capire di che cosa stia parlando. Facciamo tipo, non lo so, scavi archeologici dei vecchi videogiochi. No, Tombi non l'ho giocato. Decibelissimo, ci fa una donazione, ci scrive: noi ridiamo e scherziamo, ma chi è che qua giocava con i CD che trovavi nelle Squeak? Ah, io sempre. Sì, quelli assolutamente. Anche se, cioè, i giochi Disney erano un po' più carini, e quando hanno cominciato a fare i personaggi originali, non mi sono più piaciuti, cioè non mi piacevano moltissimo. Il paint della Disney me lo ricordo, sì, e poi della Disney io avevo anche il gioco della miniera dei 7 nani, che però non mi ricordo come cazzo funzionava. Mi ricordo che si vedeva. Ho descritto Tombi, ma davvero? Ma Tombi l'ho sentito nominare, non mi sembra che sia quello, però ci guardo. Fatemi vedere che faccia. No, 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 ma c'è un maiale qua. No, non c'entra un cazzo. No, no, no. No, boh. Boh. Forse lo ritroverò proprio poi. E sì, magico artista. Sì. E intanto Siliato si riscrive per il 12° mese. Che bellezza. Un altro Blanco Sidonio. E poi c'era un gioco che aveva beccato mio padre, non ho idea di dove. Si chiamava Time Machine, credo, ed era un gioco in cui era un puzzle game in cui tu avevi una serie di elementi a tua disposizione e come dire, delle cose, dei meccanismi da completare, tipo roba che, non so, il macchinario che doveva far arrivare il pallone nel canestro, cose così, e dovevi usare i vari pezzi che avevi per completare gli ingranaggi, ed erano sempre più complessi, e erano, insomma, dei giochi di logica, no? Quindi servivano per capire come fare interagire i vari elementi uno con l'altro. Quello era carino, però era un po' complicato. Comunque sì, Paperino Operazione Papero è, credo, stato il mio gioco preferito quando ero piccola. L'ho rigiocato tutto dall'inizio alla fine non so quante volte. Poi ho giocato i primi due giochi di Harry Potter su PC, quelli di EA. A me erano piaciuti abbastanza. Invece il terzo l'ho iniziato, ma ha fatto schifo. Non mi ricordo perché, ma non mi era piaciuto neanche un po'. Serie su Paperino, non lo so. Filippendo, esatto.
Che sono sti feels, eh? Portiamo tutti gli Harry Potter. Guarda che poi ne va a finire che facciamo poi diventano le live, la versione live dei video del Trono del Muori. Con tutte quante le cose di differenza che non vanno bene. Poi altro non mi viene in mente. Invece dei giochi che ho giocato ora, mi è piaciuto un botto Breath of the Wild. Mi è piaciuto molto anche Mario Odyssey, per quanto l'ho giocato solo a metà. Ce lo siamo diviso a metà da giocare, quindi. E poi la roba più difficile l'ho fatta io. Quindi non posso dire di averlo giocato davvero. E mi è piaciuta molto la saga di 999, anche se l'ultimo capitolo. Però insomma, Sigma si chiama Sigma, prima di quella saga lì. Qualche partita Age of Empires, no, ci giocava mio papà. Se non ricordo male. Se non ricordo, fammi vedere che faccia c'hai Age of Empires, che magari mi sbaglio. Ma mi sa di sì. Questa roba gestionale qua piaceva un casino a mio papà. Anzi, ci giocava lui. Le live a tema Harry Potter. Sì. Salutare da ragazza, si fece firmare la carta di Torah che tal Biggie. Che ciao! E insomma, sì, questi sono stati più o meno i giochi che ho giocato quando ero piccola. Pochini, pochini, li sto recuperando, dai. Li sto recuperando. Beh, di Life is Strange cosa ne pensi? Una grande illusione, ma mi riferisco solo al primo. Ok, non ho giocato né Before the Storm né il 2 perché mi è totalmente passata la voglia con il quinto episodio del primo. Avevo delle aspettative decisamente troppo alte per la conclusione di quel gioco perché inizialmente non era malvagio, ma non era neanche chissà che cosa incredibile. I primi tre capitoli sono, i primi tre episodi sono normali, intrattengono, molto teen drama, ma insomma ci sta in maniera piacevole, ecco. Il quarto episodio del primo gioco di Life is Strange è una mazzata nei denti, è veramente crudo, pesante, emotivamente pesante, e quindi dopo quell'episodio lì io mi aspettavo che andasse solo a salire. E invece è caduto in un baratro di banalità e non so, ci sono rimasta veramente, veramente, veramente male per come hanno gestito, non è solo la fine, la decisione finale, proprio come è stato gestito tutto l'ultimo episodio, mi ha fatto un sacco scendere l'interesse, quindi gli altri non li ho giocati, quindi mi fermo qua su Life is Strange, posso parlarvi solo del primo e posso parlarvene male. Perché non mi ha fatto impazzire. Hai dato Faceless Hero 89. Si abbona per la prima volta. Allora, benvenuto. Fatti mandare in chat il link per entrare nel nostro gruppo Telegram. Personalissimo e segretissimo. Devi recuperare tutta la serie di Zelda. Oh, un passettino alla volta. Intanto mi gioco Link's Awakening. Poi, ah, ho scaricato Bioshock. Però non lo porto in live. Però l'ho scaricato. Però non so quando giocarlo. Ho anche scaricato un gioco fighissimo sul sushi. Me l'ha consigliato il Nencio. Costava 5 euro sull'eShop della Switch. Solo che l'ho finito in un pomeriggio e mezzo. È uno di quei giochi becerissimi dove c'hai gli ordini da fare, no? E mi piacciono un sacco quei giochini lì. Lo so che sono giochini un po' del cazzo, però non mi pare Sushi Strike. Non mi ricordo sinceramente come si chiama, ma è quel gioco lì, no? Visto, cioè, c'è gli ordini, devi fare gli ordini. Oh, cazzo, live di Cooking Mama, ma lo sai che ci starebbero? Oh, Cooking Mama sono proissima. Cooking Mama ho giocato. Non so quanti ce ne siano, in realtà. Non so quanti ce ne siano di Cooking Mama e non so quale ho giocato io.
Ho giocato uno. Però mi sono divertita come una scimmia. Mi sono veramente divertita troppo. I giochi del cazzo, esatto. Dai, facciamo. Sono quelle le live di cucina. Io faccio schifissimo su. Come fai a fare schifo su Cooking Mama? No, Cooking Mama è fantastico. E in realtà mi sa che ho giocato anche a qualche altra cosa. Ragazzi, ma c'era tipo un gioco che era copiato da Cooking Mama, ma non era Cooking Mama. Ed era il PC. Perché credo di aver giocato anche quello. E intanto grazie a Nika Kuzu che si iscrive per il secondo mese, e anche a Valelle che si iscrive per il secondo mese, anche lei. Grazie mille. Velavo malissimo ogni volta. No, no, a me piaceva un sacco. Dai, serie su Cooking Mama. Ma ne fanno un altro nuovo. Dico, quando è uscito l'ultimo Cooking Mama? Quello della Peta? Boh, come si chiama? Cooking Game Peta. No, no, no. No, no, era un gioco serio. Era un gioco serio. No, era un gioco che somigliava abbastanza a Cooking Mama, però era per PC. Credo, magari mi sbaglio, magari era Cooking Mama e basta, non è, non, mi sto confondendo, però mi pare di aver giocato anche qualcosa sul PC. Cooking Banana. Mario Maker 2 provato? No, ancora non lo abbiamo provato. Non ha rigame per PS4, ma è uscito in italiano? Non credo, penso non l'abbiano. Penso non abbiano mai fatto la traduzione, cioè la localizzazione. Devono fare un'altra Cooking Mama sulla Switch, sarebbe fighissimo. Intanto grazie a Rigarz 27 che si iscrive per il 12° mese consecutivo. Grazie mille. L'ultimo è sul 3DS del 5. Che ne pensi del fatto che pochi giochi sfruttino le particolarità di Nintendo Switch? Penso che sia difficile sfruttare le particolarità di Nintendo Switch. Credo che cucire i giochi addosso al 3DS fosse più facile a livello di inventiva. E invece trovare un modo per far rendere al meglio la Switch è una scelta coraggiosa perché secondo me inevitabilmente devi optare per far rendere meglio una sola peculiarità della Switch. Quindi magari vuoi fare qualcosa che è legato al Rumble HD e quindi hai bisogno di giocare con i Joy-Con staccati, quindi non puoi giocare in handheld. E oppure vuoi fare qualcosa che ha a che fare col touch e allora non puoi giocare in docked. E secondo me non tanti programmatori se la sentono di puntare tanto su un solo aspetto della Switch e di conseguenza lo sviluppano di meno. Credo, poi, oh, questo è il parere da totalmente profana del mondo, però a livello logico, secondo me, una delle difficoltà è questa. Mai giocato a The Sims? No, The Sims mai giocato. Quello mi manca, ma sinceramente non mi attira troppissimo, ad essere sincera. Quindi. Aiuto, starnutisco. Lo starnutisco. Hercules? No, no. Anche quello mi manca, ma ragazzi, sono infiniti di più i giochi che mi mancano rispetto a quelli che non mi mancano. Hollow Knight non l'ho neanche mai provato perché mi sa un sacco di troppo difficile per me. Quale gioco non ho mai giocato nonostante lo volessi fare? Io non lo so. Penso attualmente a Animal Crossing, che mi ispira molto. Non ne ho mai giocato uno,
Non ho ancora scaricato quello sul telefono, sto abbastanza aspettando quello sulla Switch e non penso di avere intenzione di recuperare quelli vecchi. E quindi in questo momento mi ispira Animal Crossing, però sono in attesa. Forse questo, direi. Layton ho giocato tutto il primo e la prima metà del secondo. Poi mi sono fermata. Non mi ricordo più perché. E poi ho giocato il crossover con Phoenix Wright. Fichissimo. Molto molto bello. Mai giocato MMORPG Warcraft, cioè World of Warcraft per un paio d'anni, più o meno. Sì, io ho i platform in due universi separati e distinti. Assolutamente. No, vabbè, in realtà ogni tanto. Però in privato, ragazzi, perché poi le bestemmie non vanno bene in live, insomma. C'era un altro gioco che mi piaceva un sacco sul PC, uno di quei giochi da vecchi, che si chiamava Pandora's Box ed era una raccolta di puzzle, ma no puzzle game, proprio puzzle, cioè puzzle puzzle, quelli coi pezzi. Ma erano fighissimi perché non erano puzzle dritti, non erano quasi mai puzzle convenzionalmente intesi, cioè spesso erano tipo oggetti, quindi modelli 3D di oggetti e i pezzi del puzzle erano i pezzi di texture che tu li dovevi rimettere sopra, a volte erano tipo a cerchio con i pezzi che scalavano, insomma, tipo gioco del 15. E mi piaceva un sacco, Krasus lo conosci, grandissimo. Mi piaceva un sacco Pandora's Box, l'ho ricercato per gli ultimi 10 anni e non sono ancora riuscita a ritrovarlo. Veramente figo, veramente bello. Puzzle, no, naturalmente ragazzi, per me i puzzle da tavolo sono i puzzle. Chi è che li chiamava puzzle da piccolo? Io no, quindi sono i puzzle. I miei primi puzzle li ho fatti all'età di 2 anni e quindi li chiamavo puzzle, anche perché mio nonno si divertiva a sentirmi dire puzzle e non mi ha mai corretto. Però vabbè. Questa live mi sta salvando, mi sono operato all'occhio, non riesco a guardare niente, ma qui posso anche solo ascoltare. Oh, mannaggia, spero che vada tutto bene. Spero che tu stia sulla buona via della guarigione. Non so se hai fatto un'operazione per qualche problema o per la correzione. Poi chiacchieravo l'altro giorno proprio della correzione al laser della miopia. Io penso non la farò mai. Non la farò mai. Come ho fatto a scrivere? Poverino, giustamente, un occhio. Sì, uno no, avrei usato l'altro. Non lo so, sono sempre meno incline all'idea di farmi l'operazione. Drenaggio di liquido sulla retina, intervento scemo ma con lunga degenza purtroppo. Avrò la benda per 3 settimane. Che barba! E poi giustamente, povero estremi, un minimo riesco, non più di 2 minuti. No, allora va bene, il tuo caso è una questione che non dipende dalle decisioni personali. Io ho preso in considerazione l'idea di farmi l'operazione per la miopia, poi l'ho accantonata perché mi fa senso. Mi fa senso. Ci posso fare poco, mi fa troppo senso l'idea. Non lo so, non mi. Cioè, lo so, ci sono un sacco di persone che conosco che l'hanno fatta, sono stracontentissime, però ancora non mi sento a mio agio all'idea di farmi modificare gli occhi, per quanto possa essere poco invasiva. No, Cuzzi, non le voglio le GIF, maledetto te, la tua specialistica, non le voglio. Lascia stare. E poi insomma, l'unica cosa che urta è la siringa negli occhi, ragazzi, non si scrivono queste cose, non si dicono, non si pensano, non si immaginano. E ora lo immaginate, maledetto.
Oh, se Cuzzi la sconsiglia, allora sono tranquilla. Poi tanto voglio dire, gli occhiali ce li dobbiamo mettere tutti, arrivati una certa, perché dalla presbiopia non si fugge, quindi. Io mi beccai un ombrello nell'occhio durante il secondo anno dei superiori. Per fortuna mi beccò l'osso e me ne andai con una mini cicatrice vicino all'occhio e una mini emorragia alla retina. Mamma mia. Se non stai perdendo diottrie, puoi anche non farla se sei stabile. No, ma infatti io tendenzialmente sono ferma da penso 4 anni più o meno. No, due. Le ultime lenti le ho cambiate 2 anni fa. 2 anni fa, che comunque è un po' strano, cioè solitamente ci si ferma prima. 2 anni fa avevo 27 anni e mi avevano detto: no, no, guarda che tanto poi a 21-22 ti si ferma. Cazzo. Sono arrivata a quasi 2. E a 5 qualcosa e di miopia più un mezzo di astigmatismo e boh, mi dà fastidio la differenza tra gli occhi più che altro, però sti cazzi. Io sono super miope, era tanto così dal distacco, dovrò tenerla anche 2 settimane. Ah, ok, no, stavi rispondendo. Ah, mamma mia. No, no, ragazzi, cambiamo argomento. L'ultimo quarto d'ora non possiamo stare qui a parlare di operazione agli occhi, su via, che cos'è? Si ferma circa 25 anni, ok, questo mi rincuora, avevano detto prima, quindi meno male, ma 16 decimi ad entrambi gli occhi, non scherzo. Sì, opererebbero forse quello da 5, no, quello da 5 sicuro. Però anche lì. Poi mi ritrovo comunque con una disparità tra un occhio e l'altro, quindi boh, non lo so. Perché 2 non sono tanto di miopia, ma comunque sono quanto mi basta per non riuscire a leggere a 3 metri di distanza. Quindi. Parliamo del best gioco, Undertale. Undertale l'abbiamo giocato quando uscì, praticamente. 3 settimane dopo l'uscita, l'abbiamo giocato arrivando facendo una pacifist e arrivando al true ending senza nessuna guida perché al tempo ancora non giravano e ci ha soddisfatto tantissimo, ma non abbiamo mai messo mano direttamente alla Genocide perché appunto ci siamo affezionati troppo ai personaggi durante la Neutral barra Pacifist e non avevamo voglia di rifare il gioco trattandoli di merda, quindi abbiamo detto vabbè ci guardiamo alla fine su YouTube e siamo contenti così. E mi ricordo che a fine gioco siamo andati a cercare delle fan art perché ci era piaciuto veramente tanto dopo il finale della Pacifist, volevamo vedere qualche immagine. E non ce n'erano perché era ancora troppo presto, era veramente uscito da pochissimo e ancora non ne parlavano. Giovanni, sì, ho risposto un'oretta fa più o meno, sì. Naturalmente il 10, essendo su un aereo per il Giappone, non possiamo essere da nessun'altra parte se non su un aereo per il Giappone, quindi non possiamo venire al Fanta Expo quest'anno purtroppo. Deltarune non l'ho ancora giocato e sono incredibilmente spoiler free. Non so un cazzo di Deltarune, quindi me lo recupererò. Ce l'ho in lista insieme a tutta la roba gigantesca, cioè dentro la lista gigantesca di roba da recuperare c'è anche quello. C'è anche quello lì, prima o poi ci arrivo. RPG horror mi piacciono, non mi piacciono gli horror, quindi è molto semplice la risposta. Non mi piacciono perché. Ma ultimo aneddoto, poi chiudiamo. Quando ero piccola, e per piccola intendo 3-4 anni, praticamente mio papà lavorava a Roma, io abitavo a Taranto, eravamo io e mia mamma e i gatti, le gatte, e due gatte, Mafalda e Rebecca. E mio papà appunto non lo vedevo tutta quanta la settimana, poi tornava il sabato sera, ma io ero già andata a dormire. E lo vedevo la domenica e la domenica pranzo e poi ripartiva dopo pranzo per tornare a Roma. E in questa routine qua, la domenica sera,
siccome comunque ero triste perché, cioè, papà andava via, non c'era più, allora mia mamma mi faceva. Avete presente quando basta veramente un cazzo, no? Proprio niente per convincere i bambini a essere contenti? Mia mamma mi faceva fare cena coi toast, che naturalmente non era una cosa che andava bene, no? Perché cena era sempre la pasta, la carne, l'insalata, queste cose così. Io tra l'altro da piccola avevo pochissimo appetito e ragazzi, essere una bambina con poco appetito in Puglia è una cosa molto difficile, quindi me la facevano pesare un sacco il fatto che non volessi mangiare magari più di mezzo piatto di pasta perché mi si chiudeva lo stomaco, non avevo più fame. E quindi la sera della domenica era la sera dei toast, allora si faceva cena coi toast, no? E questa cosa mi faceva un sacco, non so, piacere, ma perché quelle cose che si fanno da bambini, no? In questa sera dei toast, praticamente c'era X-Files in televisione. E quindi, siccome io ero molto presa dai toast, non ho mai detto a mia mamma che morivo di paura quando metteva X-Files alla TV. Ma letteralmente mi cagavo addosso. Ma ragazzi, non andavo neanche alle elementari. Era troppo, era veramente troppo per me X-Files a quell'età. E quindi mi sono venute una quantità di paranoie e avevo questo rapporto molto contraddittorio. Con la domenica sera, perché da una parte ero triste perché partiva mio papà, dall'altra ero contenta perché c'erano i toast, dall'altra ancora ero spaventatissima perché c'era X-Files, e quindi era questo momento strano della settimana. E intanto grazie a Mizar 14 che si riscrive per il 13° mese, a Gabri 1396 che si riscrive per il secondo. E quindi allora immaginatevi, casa mia giù a Taranto era molto grande, aveva appena entrati si entrava nell'ingresso e dall'ingresso si aveva accesso a sinistra a una sorta di salone molto grande dove ci avevamo un po' di tutto, cioè ogni tanto ci tenevo tipo magari i giochi più grossi che non volevo tenere in camera perché occupavano tanto spazio. C'avevamo un po' di attrezzi tipo per farci, cioè mia mamma c'aveva la bicicletta, cose così. E invece a sinistra, e mannaggia, a sinistra c'era la stessa stanza, a destra c'era la sala da pranzo dove stavamo solitamente, insomma, anche il salotto, ecco. E la salotto, sala da pranzo aveva un arco che lo divideva dalla cucina. E poi c'era un bagno attaccato alla cucina. E questa era tutta la zona giorno, no? Tutte le stanze da letto erano accessibili da un corridoio. Quindi, dall'ingresso, se rimanevi andando destra-sinistra, c'era la zona giorno, di fronte, proprio in continuazione dell'ingresso, c'era sto corridoio che naturalmente era lunghissimo, no? E quindi sto corridoio c'aveva una porta a sinistra, che era camera mia. No, era camera dei miei. Una porta in fondo a sinistra, che era camera mia. Ah no, aspetta, no, al contrario, ok. Era, sono passati 20 anni. Allora, la prima porta era camera mia. La porta in fondo era camera dei miei. Una porta a destra, che era un'altra camera da letto. Cioè, che è diventata una camera. Era lo studio di mio papà dove c'aveva il tecnigrafo perché era un architetto. Poi è diventata una camera da letto. E in fondo c'era il bagno. No? Quindi, che succedeva? Io guardavo X-Files con mia mamma nella sala da pranzo. E poi dovevo andare a dormire. Ma prima di andare a dormire, dovevo andare a lavarmi i denti. Quindi uscivo dalla sala da pranzo, entravo nell'ingresso. E non accendevo la luce perché c'era la luce che arrivava dal soggiorno. Dovevo arrivare al bagno in fondo.
quel cazzo di corridoio di merda aveva un interruttore della luce, uno solo, al centro. E ragazzi, sembra una barzelletta quando lo racconto, ma vi assicuro che è così. Aveva un solo interruttore della luce al centro. Quindi io partivo dall'ingresso, arrivavo fino a metà corridoio di corsissima perché era al buio e accendevo la luce. E a quel punto, a luce accesa, arrivavo fino in bagno, accendevo la luce del bagno, tornavo indietro all'interruttore del corridoio e poi dovevo spegnerla. Quindi la spegnevo e a quel punto correvo per farmi il resto di mezzo corridoio che mi avanzava per arrivare di corsissima al bagno. E oltretutto, quel bagno là era di un gradino sopraelevato rispetto al pavimento del corridoio. Quindi la porta che si apriva dentro il bagno, no? Perché dal corridoio tu apri la porta così, quindi aveva bisogno di spazio dentro il bagno. Siccome il pavimento del bagno era rialzato, ma c'era la porta, c'era una sorta di gradino vero e proprio immediatamente dopo lo spazio che serviva alla porta per aprirsi. Quel gradino là, che era allo stesso livello del pavimento del corridoio, però non c'aveva la pavimentazione di marmo, c'aveva le piastrelle classiche da bagno, quel pezzettino lì, io non lo so perché, ma ero straconvinta fosse la dimora delle peggio cose, non ci mettevo mai piede. Ragazzi, non ci ho messo piede fino a quando non mi sono trasferita. Cioè, sono cresciuta con questa cosa e in quelle mattonelle lì non ci ho mai camminato, non lo so perché, ma quel gradino lo saltavo sempre e arrivavo direttamente sul pavimento vero e proprio del bagno, perché lì, boh, cioè poi arrivavo lì e tipo la porta la chiudevo, cioè coi calci, no? Mi appoggiavo la vasca e tiravo giù la, cioè chiudevo la porta tirandola col piede, perché sennò devo avvicinarmi di nuovo. Quindi insomma, motivo per il quale non gioco agli horror. In generale, con tutti quanti i prodotti horror ho un sacco di paura. Sono estremamente condizionabile, faccio un casino di incubi di normale e non riesco a guardare la roba horror perché mi impressiona veramente tanto. E quindi niente horror, niente film horror, niente fumetti horror, niente giochi horror, niente horror. Anche il RPG horror, anche qualunque cosa horror, no. Gradino conduceva in un universo parallelo, guarda, probabilmente avessi avuto il coraggio di metterci piede non sarei qui. L'unica cosa di cui avevo paura da bambina era di fare game over su Spyro 3 pensando che morisse definitivamente arrivato a zero vite. No. Recuperato le prime due di Twin Peaks e il film prequel, praticamente una delle best serie ever, peccato per quei filler nella seconda stagione, la sto metabolizzando prima di vedere la terza. Ah, per dirti, io Twin Peaks non sono riuscita a vederla il primo tentativo. La prima volta che ho cominciato Twin Peaks, alla prima apparizione di Bob, ho chiuso e non l'ho più aperto per un anno. E poi sono riuscita a vederla, però mi ha inquietato un sacco, ma proprio un sacco. E non ci posso fare un cazzo, cioè è scomodissima come cosa, perché voglio dire, mi preclude un sacco di opere, no? Questa impressionabilità qui. E però che gli fo? Che gli fo? Porto pazienza. Bob inquieta tutti, mamma mia, sì. Quante stagioni sono di Twin Peaks? Sono 3. Tra l'altro la terza è uscita 25 anni dopo la seconda. La cosa figa è che c'è un personaggio che dice un altro personaggio, ci rivedremo tra 25 anni, ed è esattamente quello che hanno fatto, perché Lynch è Lynch. Mai giocato o visto Eve? In realtà sì, Eve l'ho visto e giocato, cioè l'abbiamo giocato insieme nel 2012, però finché non sono da sola è già un'altra cosa, ok? Non è sicurissimo che riesca a sopportarlo, anche lì, però finché non sono da sola è molto, molto meglio, molto meglio. Trailer di Dr. Stone? No, mai, non so neanche che cosa sia. Ragazzuoli, ma io direi che
YouTuber Barba Scura X, lo abbiamo conosciuto grazie al nickname di una Dan Battle, ma non, non lo seguo, però mi sembra molto simpatico. Mi sono ripromessa, è nella lista di cose da fare, mi sono ripromessa di scoprirlo un pochino meglio. E insomma, è finita la live. Yeah. Io direi, è stato un bel pomeriggio di chiacchiere. Com'è andata la poll? Mi rilinkate la poll. Manteniamo il talk il lunedì o lo spostiamo la domenica? Allora, 31 voti per il lunedì, 44 voti per la domenica. Allora, a posto. Allora, torniamo al piano originario. Quindi alla prossima settimana facciamo questo talk qui, ma di domenica pomeriggio. E quindi questo pilot del live di chiacchiere è andato bene. Sì, sì, tranquillissimo. Assolutamente. Assolutamente. E allora, sto pensando, sì, vediamo un video. Vediamo un video che volevo farvi vedere da un po', che ho condiviso su Facebook, quindi se mi avete amica su Facebook l'avete già visto, mi spiace se l'avete già visto, ma in onore del Pride Month che è finito ieri, voglio farvi vedere questo video qua. Voglio farvi vedere questo video qui e lo posso fare mettendo... allora, aspetta. Dunque, aggiungiamo qua... Peraltro l'avrei messo anche full screen direttamente, in realtà. Dovrebbe essere cattura finestra. Volessi aggiungere un video da YouTube? Fonte con browser? Cattura... Fammi vedere. Schermo? Sì, cattura schermo. Ok. Va bene. No, allora non hai sbagliato. Non me lo ricordo bene, vai ancora. Cattura finestra, cioè? Sì, ma non legge il browser. Hai già provato? No, no, non devi prendere quello, fai aggiungi nuova fonte. Che cosa vuol dire qui? Queste sono quelle già esistenti, fai aggiungi okay. Nuova fonte. Window. Sì. Cerca quello lì. Sì. Mamma mia, come è improbabile. E poi alt per fai ok. Ok. E poi alt. Va comunque, bene. Se vuoi usare la studio mode per non editare in diretta, è quella icona che è sopra. Vabbè, tanto. Te lo dirò poi. Sì, infatti. Boh. Alt. Boh, raga, c'è tante cose. Xsplit fa cacare, ma OBS in questo è peggio. Lo mette full screen in realtà. Sì, infatti lo metterò full screen. Sì, sono stupido. Allora, almeno penso che full screen lo prenda. Beh, praticamente sì. Sì, è diventato di una forma totalmente diversa perché gli piaceva così. Ma, ragazzi, questo video è veramente bello.
E questo era il video che volevo farvi vedere, perché trovo che sia bellissimo, bellissimo, mi fa... è molto brutto il fatto che abbia bisogno di esistere, questo video. È molto brutto il fatto che serva questo video, ma trovo che sia incredibile e vi ho messo il link del video, ma soprattutto il secondo link, ve lo spammo un po' di più, che vabbè ha un timestamp perché lo, non so. Il secondo video è il making of, dura quasi mezz'ora e guardatelo perché è molto bello il fatto che abbia dentro le spiegazioni di ogni singola scelta che è stata presa per creare questo video. Quindi guardate, non ve l'ho fatto, non ve lo faccio vedere io perché appunto dura mezz'ora e secondo me è meglio guardarselo separatamente, ecco, con calma. Non vi dico che l'ho apprezzato più del video perché sono due cose complementari e non penso che una debba prevalere sull'altra. Sono appunto due cose che vanno viste insieme. Quindi guardatelo, guardatelo quando avete una mezz'oretta, guardatelo. È veramente bello. Bello quello che ha avuto il coraggio di fare per come si sente, lo dice nel video, per come si sente. Ed è bello vedere, insomma, che il nostro mondo, questo qui di internet, riesca a essere sfruttato da persone così per lanciare dei messaggi belli e in questo modo. Tema della prossima live! Non lo so! Non lo so. Boh. Andiamo a braccio, quello che viene fuori, dai. No, 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 sono queste formalità, i temi, non lo so, la realtà è che non ne ho la più pallida idea. Ma qualcosa ci inventeremo. Decidiamo nel gruppo Telegram, ok. In questi giorni vediamo un po' e decidiamo insieme di cosa parlare. Cibo. Parliamo di horror, ma non ha senso. Parliamo di braccia, what? Ragazzuoli, io... Vi saluto, sì, facciamo un raidino, a chi lo facciamo? Chi c'è online? Ditemi chi è online. Dai, vai. Che è? Così. Yes. Se è il Dario Moccia giusto, ma io penso di sì, non penso ci siano tanti altri Dario Moccia. E allora, ragazzuoli, grazie per essere rimasti con me oggi pomeriggio, grazie della chiacchierata, è stato molto divertente, è stato molto rilassante, esattamente come doveva essere. No, ho sbagliato, è Dario Moccia Twitch? C'è veramente un altro Dario Moccia! Ah! È molto divertente questa cosa. Ora è quello giusto. Ora va bene? Andiamo a fare un raid a non si sa chi. Perfetto. Mi sarebbe preso un infarto. Cosa scriviamo? So, sono una persona molto con molte poche idee per le parole per i raid. Corridoio. Vai, love is love che è sempre una cosa buona da dire. Allora, love is love, ma non in caps che magari gli rompe il cazzo giustamente, quindi love is love. Tutti quanti, io vi saluto, vi mando un grande bacione e ci vediamo domani sera per continuare con Last Day of June. Ciao ciao!